Allora, seconda parte del video che è quasi finito e poi vi faccio vedere l'outfit, quindi non so perché sto facendo così con la frangia, vabbè, perché mi sembra che non mi si vede tanto il viso perché tra un po' devo andare a fare la frangia, però voglio anche aspettare di poter andare a fare i capelli, non è che vado un'altra volta a farmi spuntare la frangia così a secco. Questo è un abitino molto carino in ciniglia della marca Manosque. Fashion Collection taglia M, ha preso anche mia mamma, questo identico, e l'ha già messo ieri sera che è andata a ballare. È bordeaux, un bordeaux spento con questi fiorellini gialli. La particolarità è la gonna. Allora, davanti così a V molto carino, e poi c'è la gonna così, che viene tutta, cioè è tutta così tipo arricciata, solo che non si vede bene, però addosso fa questo effetto tipo di arrampicata, arrampicata sulla gamba, che è molto carino. Ehi Paloma, l'ultima cosa che ho comprato da Vincenzo è questo pantalone che voleva tra l'altro mia sorella, perché mi ha detto che io tanto non lo metto, gli ho detto vabbè, fammelo mettere su una volta che trovo un pantalone. Siamo quasi vicino al quadro, però non è ancora di qua a quadri, però ci siamo, doveva essere così ma col quadretto e magari senza elastico in fondo, però vabbè, a questo punto mi imparo a cucire, me lo faccio io. Questo è il pantalone color senape con la catena qua, che c'è una catenella molto simpatica, vabbè. E sopra c'ha l'elastico un po' a vita alta e dietro è una taglia unica e dietro ha le taschine così finte. In fondo arriva con l'elastico, così. Ecco, io spero che non mi vada abnorme. Guarda. Spero che non mi vada abnorme, però ecco, vedremo poi quando lo proverò, se vi farò un outfit, se è troppo lungo, vedo di venderlo magari o di darlo a mia sorella, adesso valuterò. Perché devo anche pensare un pochino al business. Da Pippa invece ho fatto un po' di regalini, c'erano degli ulteriori sconti molto interessanti e poi ho visto questa linea di prodotti, io non so se sono tutti della stessa linea, comunque erano tutti scontatissimi. Perché sono costati 4,10 € scontato Viva Carioca, Sporty Chic Mist, Viva Carioca, Vamp Definition, no, due Vamp. Sì, comunque erano strascontati, vabbè. Non tutti della stessa linea, però c'era questa linea qua della Viva Carioca che era scontata, perché tutte le cose erano super scontate e poi c'era un ulteriore sconto sul prezzo outlet, quindi da un chissà quanto con lo sconto ulteriore del 50% sul prezzo outlet. Ho comprato una mini palette Vamp Duo Eye Shadow, ombretto compatto duo colore puro scrivenza assoluta. Erano colori super estivi che io tra l'altro, vieni qua Paloma, guarda, che io tra l'altro adoro, però curiosissima, guarda. Però, insomma, erano diciamo due combo di colori, io ho scelto questa. Allora, il packaging è meraviglioso, bellissimo, però i colori, ecco, adesso io ho preso questi qua, che sono praticamente l'azzurro e il verde acqua, questo azzurro intenso, celeste, per fare dei trucchi, diciamo. Ho già la palette, quella di, come si chiama? La palette di Bottega Verde, che ha già dentro questi due colori. Cioè, almeno il verde acqua sì, l'azzurro così intenso no, quindi l'ho scelto così, altrimenti c'era il giallo e il viola, ma di giallo e viola ne ho già parecchi. Poi ho preso questa matita qua per gli occhi, ovviamente, di questo azzurro molto, molto sobrio come nel mio stile, perché vabbè, sapete che io mi stufo spesso dei make-up sobri. No, non si vede. Vabbè, oggi sono sobrissima perché sono già maculata. Comunque è una matita azzurro, questa punta di azzurro da vedere poi negli outfit indossata. Gli ho dato come i bambini piccoli che gli dai una scatola da giocare e sono a posto. È come avere a che fare con i bambini. Gloss lucido effetto bagnato. I packaging sono meravigliosi, questi qua di questa linea, questi pappagalli. Cioè, io adoro tutto quello che è così estivo e pappagalloso. Questa è una matita. E sembra una matita. Guardate, guardate la linea, che bella il packaging, bellissimo. Ed è questo aranciato perché adoro gli aranciati, mi piacciono. Quando li indosso mi dite anche che vi piace come sta. Qualsiasi colore io abbia i capelli. Una ragazza mi ha detto che sto meglio con la frangia spostata. Andare in giro così con le due tendine. E no, 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 no. Di profilo no, di fronte sì. Non so perché oggi mi veda così. Boh, non mi vedo molto. Forse perché non ho messo la matita sotto, mi vedo un po' sbattuta. Comunque questa è la Chubby Gloss 005. Questo matitone effetto bagnato, aranciato. Sono curiosa di vedere l'effetto bagnato. E lo proverò in un outfit presto, presto, presto. Poi, e c'era solo questo, quindi ho preso quello che c'era.
Cioè, ovviamente io l'arancio lo adoro, nel senso che è un colore che mi piace molto, per cui top. L'ho pagato poco. Con i prodotti Pupa, soprattutto i rossetti, mi sono sempre trovata bene. Anche con i mascara, assolutamente. I prodotti Pupa non sono dei prodotti assolutamente che schifo, anzi. Rossetto Balm Ultra Brillante, questa è la linea invece Miss Pupa Color and Care. E questo è un rossettino. Oddio, quale ho scelto. Fuori sembra tutto un altro colore. Perché è lilla, e dentro ovviamente no, non era quello lilla. Che... Ah, sono quelli doppi. Ok, quel colore qua, non so. Non so se mi piacerà, boh, vi dirò. Questo comunque è rossettino. Carino il packaging. Così, tutto bello. Piccolino rossetto, molto ergonomico. Vedete? Numero 003. Loro c'hanno tutti questi numerini qua, corti. 003, 004, 007, non di più. Non è come Kiko che c'ha 525. Vabbè. Ultimi due prodotti, due eyeliner. Speriamo... Con applicatore feltro, Pupa Vamp 2, colori molto sobri, soprattutto uno. Adesso ve lo faccio vedere subito, non vedo l'ora di provarlo. Lo 001 è un eyeliner marrone, perché comunque prima o poi della Pupa Vamp. Fatemi sapere se li avete provati gli eyeliner della Pupa Vamp, vi farò sapere, perché l'eyeliner è una cosa che sto usando in questo periodo e insomma non è molto facile comunque metterli, non è molto facile gestirli, però si capisce subito la scrivenza di un eyeliner, se è buona o non è buona, già anche da una, cioè, già una persona anche inesperta tipo me può già capire. L'altro è il numero 002, quindi vicinissimo al marrone, non come colore, ma come, solo come numero. Non si mangia, ma stavo scherzando. Ehi! No, ma aspettate. Non è che la devi mangiare, sei trovata da giocare, caspita, ma sei proprio una piccola peste. Anche tu ti ci metti? Ehi! Dai, ancillotto, che sei grande. Dai, po', cazzarola. Cioè, sta lì a voler mangiare la carta, c'ha la carta in bocca, l'ancillotto, che ha 4 anni. Dai, Lanci, vieni qui. Guarda che ti do l'eyeliner. Dai, sciocchino, sciocchino. Guardate come l'ha ridotta. Perfetto. Mettiamo tutto nella borsa e portiamo a casa. Questo rosa, un eyeliner rosa. Non so come lo utilizzerò. Comunque mi piaceva un sacco il rosa. Che c'è la punta di rosa. Non lo so, non ho mai visto un eyeliner rosa. Ho detto, io lo so che lo posso utilizzare. Che lo utilizzerò, anzi, perché tutti lo possono utilizzare. L'ho preso. C'era altro, quello fammi vedere. No. Penso che siano tutti qui i prodotti che ho comprato. E basta, ragazze. Vi faccio vedere velocissimamente l'outfit. Ho utilizzato questa giacca, questo blazer di Stradivarius che avevo preso con i saldi un paio d'anni fa. Non l'ho mai utilizzato, forse anche più di 2 anni fa. Sicuro qualche inverno fa, adesso non mi ricordo bene. E ce l'avevo nell'armadio, ho detto, caspita, lo devo utilizzare prima o poi. Oggi... Avevo questa visita che devo fare, ho deciso di metterlo. Non capisco se mi fa impazzire o meno, non mi fa né impazzire in positivo né in negativo, una via di mezzo. È un giacchino comunque di Stradivarius, in taglia forse anche essa, esatto, super oversize, che ho deciso di abbinare al total look black. Quindi sottomesso questa magliettina qui, che è tipo di Bershka con tutti questi laccettini. È a manica corta, quindi insomma, ma tanto sopra c'ho il blazer. È un pochino cortina, con il jeans a vita alta nero, che è il mio jeans, uno dei miei jeans preferiti, e la cinturina questa qua di Primadonna marrone, non so se si vede, va bene. Il jeans a vita alta, una M di Calliope, è molto carino, sotto finisce tagliato e ha questi tagli sulle ginocchia. Carino il blazer, carino, nel senso poi l'ho preso, cioè è ancora super attuale e l'ho comprato 2 o 3 anni fa. Quindi già il maculato iniziava ad impazzare. Io ho sempre avuto la passione per il maculato. E non è un maculato che mi fa impazzire, questo in particolare. Però l'avevo presa in saldo, forse l'avevo pagata anche poco, tipo 10 euro. Secondo me non di più. Orecchini a cerchio abnormi. Trucco della, con la palette L'Oreal aranciata. E rossetto. No, oggi non sono convinta. Devo metterci un po' di matita sotto perché ormai ho fatto anche le foto outfit. Vabbè. Perché non mi sento molto, molto buona. E niente, quindi appunto, se avessi avuto solo questo addosso, quindi senza sopra un cappotto, perché ovviamente fa un freddo peste,
Sarebbe stato carino anche mettere un cappello a tesa larga, però boh, con sopra anche il cappotto era un po' troppo ingombrante, soprattutto per andare dal medico. Sotto, come scarpe, Paloma, guardate cosa combina. La peste. Pestifera. Hai finito? Pestaiola. Sei tutta orecchie, tutta zampe e niente cervello. Anche tu, vero? Chi dorme beata nel letto. E io devo farvi vedere le mie scarpe. Queste. Allora, décolleté. Si vede sotto la carta. Lo so che tanti le odiano. Che devo fare? Non ho voglia di farvi strapparci dalla carta. Chi è che mi guarda il suolo? Cioè, siete tutti feticisti, non credo. Allora, come scarpe, queste pump di Primark marroni, insieme ai suede, che quelle che avevo quando ho fatto l'incidente. Difatti, mi si sono rovinate durante l'incidente. Fortuna che se no sono di Primark. Difatti, mi è venuto alla mente quando ho visto la rovinatura. Ho detto, sono quelle che avevo durante l'incidente. Sono queste pump qui molto belle, marroni. E ho messo anche le calze che adesso vedete, vedete. Le calze queste qua sono di Calzedonia. Il piede non ve lo faccio vedere perché se guardano i feticisti poi fanno festa, non mi va, soprattutto gratuitamente. E niente, su queste calze qua quindi metteremo sulla scarpa. Queste calze qua di Calzedonia, molto carine, che ho preso un sacco di anni fa. Ecco, vedete che sbucano fuori dal pantalone. Le ho prese veramente tantissimo tempo fa. E sono ancora perfette, vedete? Tutte lavorate così, io sotto il pantalone le metto tranquillamente perché sennò fa freddo, freddo e ovviamente sennò dovrei andare in giro col piede nudo. Così mi piace di più l'inquadratura. E niente ragazze, vado perché questa qua sta facendo danni, devo togliere tutta la carta che ha prima che la mangi. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazze!